questa pandemia probabilmente ha velocizzato questo cambiamento su quale siamo andati incontro, quindi digitalizzazione, ma soprattutto le sfilate in streaming. Mai prima del Covid si pensava ad un cambiamento di questo tipo. Sicuramente mancano, anche perché poter toccare i tessuti in modo tangibile fa sì che la moda viva la sua essenza in modo diverso. Sia i buyer che i giornalisti continueranno a venire a Milano, anche perché Milano è forte dei suoi 600 showroom presenti sul territorio. Allora, il settore moda abbiamo visto che negli ultimi mesi assolutamente l'ha fatta la protagonista l'e-commerce, e secondo delle analisi di Boff e McKinsey prevedono che l'industria della moda a livello globale abbia una contrazione del 30% nel 2020, e questa è una cosa veramente molto pesante, e si presume più che altro nel 2021 una miglioria del 2-4%, comunque rimarremo sotto il 25%. C'è bisogno di una visione più ampia, diversa. Dobbiamo adattarci a questo cambiamento. Anche nel mondo del turismo mi sono resa conto che non basta più quello che era ieri, bisogna cancellare quello che era ieri e proporsi in un mondo nuovo. Io per assurdo la trovo una grande opportunità. Il digitale ci farà conoscere, anzi spero che proprio le piccole artigiane, che siamo forti in Regione Lombardia, assolutamente in tutti i settori, possano mettersi sul digitale proprio durante la loro produzione. Da lì si potrà comprendere anche il costo di un capo. Talvolta si dice costa troppo, e invece in quel costa troppo c'è dietro magari il percorso di ore, di giornate, di lavoro per sistemarlo, per realizzarlo, per svilupparlo. E quindi io trovo che questo cambiamento a cui siamo costretti ad adeguarci, e sono certa sarà il futuro, sarà anche la grande opportunità di mettere sul mercato prodotti migliori di ieri. Sicuramente Regione Lombardia riuscirà a tornare protagonista nel mondo del turismo. Sicuramente Milano ha avuto la contrazione più forte, perché l'anno scorso abbiamo raggiunto quasi 11 milioni di turisti a Milano, grazie sicuramente alla moda, al Salone del Mobile, a tutti questi eventi che hanno reso internazionale la nostra città. E io penso che comunque forte di questa Milano saprà rialzarsi e tornare sul campo, sicuramente attraverso l'innovazione. La cultura, l'enogastronomia, la moda e il design saranno sicuramente i driver che faranno sì che Milano rialzi la testa, e con essa Regione Lombardia. Bisognerà adattarsi e affrontare nuove sfide di cambiamento, mixando quindi la tradizione con l'eccellenza. E proprio per questo io ho trovato in merito a questa situazione una frase virgolettata di Capasa: credo nella libertà, è per questo che dobbiamo aspettarci che il mondo sia fluido e i brand siano liberi di fare ciò che vogliono. Alcuni faranno sfilate con un pubblico limitato, altri show virtuali o fashion movie, oppure un video dettagliato della loro collezione. Se ci vuole un minuto o 30 minuti per esprimere le tue idee è una scelta, e io penso che oggi sarà premiata veramente la capacità di mettere in campo in pochi minuti l'eccellenza del Made in Italy.